dire qualcosa a quest'ora di interessante è difficile. Io ci provo. Io venendo qui vi ringrazio perché ho avuto la conferma di lavorare purtroppo all'Unicredit. Io lo devo dire apertamente. Una banca che io sinceramente ho sempre definito diretta da dei manager a dir poco ottusi negli ultimi anni, ma sentendo le altre banche ne ho avuto l'ulteriore conferma. Dirigenti che pensano di essere Einstein e ti guardano come tu fossi un subumano, e questo deve cambiare. Naturalmente dobbiamo farlo cambiare dal nostro interno. Chi vi parla è in causa solo da 15 anni con la banca, ma questo è un altro ragionamento. Però siamo qui per fare delle proposte. E io chiedo se è possibile, se questa proposta, di organizzare, così come fanno i piccoli azionisti di Banca Intesa, organizzare, prendere iniziativa per organizzare i piccoli azionisti di Unicredit, per andare in assemblea. Perché le assemblee di Unicredit non sono altro che delle grandi momenti per darsi delle stock option ai nostri dirigenti. Dirigenti che hanno speso centinaia di milioni per farci vendere telefonini, lavatrici e tutto quanto, e oggi l'hanno cancellato, dopo 4 anni, buttando via centinaia di milioni di euro. Questo purtroppo è una realtà, ed è la prima proposta che faccio, se è possibile, da parte dell'organizzazione, per creare, così com'è in Banca Intesa, un'associazione per i piccoli azionisti, per andare a discutere all'interno delle assemblee, per non farle diventare soltanto delle bellissime passerelle per i nostri dirigenti. E chiedo anche alla delegazione trattante di far sì che i nostri dirigenti capiscano che altre banche, come agiscono le altre banche. Non si può pensare di mandar via 10.000 persone entro il 2019 senza assumerne una. Questa è la volontà della nostra dirigenza di Unicredit. Ed è questa la cosa profondamente sbagliata. Ed è questa la cosa che fa veramente arrabbiare tutti coloro che, come me, è da 36 anni che stanno nella stessa banca. Io ringrazio questa organizzazione e ringrazio soprattutto questi momenti che mi hanno fatto capire dov'è che sono gli errori e dov'è che è la possibilità di cambiare. Perché se sono cambiate le altre banche, a questo punto ogni volta che incontrerò un dirigente gli dirò o sei bischero te, appunto, siamo in due. Allora c'è qualcosa che non va. Perché le altre banche riescono? E te continui a dirmi che io non capisco niente. Perché è questo che mi dicono. Nonostante abbia un paio di lauree, che sia avvocato, non gliene frega niente. Tu gli puoi dire tutto quello che vuole, ma dall'altra parte è un muro di gomma. E oggi ringrazio queste in questi 2 giorni ho visto invece gente, banche che se parli con loro e quando gli parli di Banco Popolare, quando gli batti Banco BPM, dico, ma cosa sono caccatelle, come diciamo noi, no? Invece no, ci stanno insegnando a noi. A noi ci stanno insegnando. E qui vi ringrazio. Per me è stata una grandissima esperienza oggi. E mi auguro che la delegazione trattante glielo dica. Abbiamo dovuto chiamare un francese per rimediare un po' in qualcosa. Sembra uno della Totenkopfen. Erano le SS testa di morto quando lo vai. Ma è questo il punto. Ma noi come organizzazione possiamo fare qualcosa. Scusa Massimo, ma è vero, guarda, mettiti una divisa nera, è una Totenkopfen, scusa, no? A un certo momento. E poi, vabbè, ognuno dice, assomiglia, che ti devo dire? Scusate, faccio tanto per drammatizzare. Ma questo è il punto. Un'altra proposta invece che giustamente ritengo sia doveroso fare a questa organizzazione è di tenere presente a tutti i colleghi coloro che vanno in esubero, perché secondo me sono una ricchezza fondamentale, perché noi abbiamo sempre meno cedole, abbiamo sempre meno permessi e coloro che se ne vanno hanno un'enorme esperienza e possono dare un enorme aiuto.
io anch'io sarò fra quelli che presto usciranno, ma bisogna che tutto questo noi lo facciamo comprendere a tutti i colleghi. E un'altra cosa che io ho sempre chiesto, che le realtà, la massima collaborazione fra tutte le banche. Siamo tutti bancari, non siamo più. Oggi non ci può essere nessuna distinzione tra chi è all'Unicredit, chi è all'UBI, chi è all'altro. Siamo tutti purtroppo nelle stesse identiche condizioni. Ed è questo che noi dobbiamo trasferire in tutti noi. Le divisioni non sono altro che ostacoli, che sconfitte. E allora non mi va di sentire, come spesso sento, ma noi non vogliamo la regionalizzazione, noi non vogliamo la divisione, noi non vogliamo... Dobbiamo comprendere che solo uniti riusciremo ad ottenere qualcosa. Divisi faremo il gioco sempre degli altri e dei dirigenti, che finalmente qualcuno si è accorto che pigliano troppo. Come il nostro amato amministratore ha detto: io mi riduco lo stipendio, poverino, a solo 100.000 euro al mese, 1.200.000 l'anno. Ho pensato subito la sua moglie un po' andasse a fare i capelli sabato pomeriggio. È così? Ed è questo che noi dobbiamo portare avanti. La nostra battaglia è sempre stata giusta. Meno dirigenti e meno stipendi a questa, ai dirigenti. E comunque, ragazzi, grazie di esistere come Will. Thank you.